Sono un paleontologo e vivo in Australia. Nel tempo libero mi occupo della mia casa di campagna e do una mano ai vicini di casa quando posso. Stavo annaffiando il giardino quando ho visto la figlia dei vicini di casa, riconoscibile dal suo cappottino rosso, appendere dei poster. Aveva smarrito di nuovo il suo gatto. Era maschio, non castrato e lo lasciavano uscire di casa, quindi ovviamente spesso si perdeva in giro nel vicinato. Non ci ho dato troppo peso, di solito tornava entro poco tempo. Solo che non tornò mai. Stavolta era perduto per sempre e lei era inconsolabile. Piangeva a dirotto. Ma notai che i poster non vennero meno, anzi aumentarono. Erano altri gatti, altri proprietari segnalarono sparizioni analoghe. Ora capita che i gatti scappino e capita che muoiano, ma non tutti nello stesso periodo. Abbiamo iniziato a considerare le opzioni. Qualche baby gang, un serial killer nascente, oppure l'ingresso di un nuovo predatore. Probabilmente un coccodrillo, visto che non erano rimasti cadaveri, e se fosse un dingo avremmo sentito i loro versi. Un coccodrillo invece può essere silenzioso. E così abbiamo iniziato delle ronde di vicinato. Fino a quando, in una di queste ronde, non venne trovata una cosa, e per questa cosa chiamarono me, per qualche motivo. Arrivai sul posto e vidi un pick-up, e una delle ruote era sgonfia, con diversi buchi molto, molto spessi. E questi buchi erano allineati in modo da formare una curva. Questo era un morso. Ma l'apertura di questa bocca... Questo non è un coccodrillo. O se fosse un coccodrillo, è il più grande coccodrillo mai vissuto su questo pianeta. Stavano discutendo di quale animale potesse causare un morso del genere, o se magari fosse un semplice incidente che aveva bucherellato la ruota simulando un morso, quando io li ho zittiti tutti e gli ho detto di ascoltare. Loro dissero di non sentire niente. Appunto, dissi io. Non sento gli uccellini. Gli uccelli erano completamente spariti, nonostante la stagione favorevole. L'assenza di uccelli rendeva le cose difficili, perché quelli che mangiano carcasse avrebbero potuto avvisarci di nuove aggressioni in anticipo. Ma era chiaro che qualunque cosa fosse non solo non lasciava resti, ma mangiava anche i volatili. Io intanto tornai al mio lavoro, perché era stato ritrovato, trascinato da un fiume, un teschio estremamente ben conservato. Strano che sia stato ritrovato sulla riva e non scavando. Venni chiamato per identificare la specie e per fare la datazione. Appena entrato nello studio, il mio sorriso d'entusiasmo è completamente sparito. Era il teschio di un Tyrannosaurus Rex adulto. Ma qui siamo in Australia. Non ci sono mai stati dei Tyrannosaurus Rex in questo posto. Deve essere un falso. E qui rilevai la seconda anomalia. Il teschio era autentico. Ma non solo autentico. Il test della datazione radiocarbonio non funzionava. Doveva essersi rotto qualcosa, perché il test diceva che aveva pochi anni e non milioni di anni. Non riuscivo a stabilire la sua provenienza temporale. Decisi di prendere il teschio e portarmelo a casa per studiarlo meglio. Non avrei dormito quella notte. Quando tornai a casa, sistemai il teschio sulla scrivania e... non riuscivo a muovermi. Avevo una bruttissima sensazione. Una sensazione orribile e opprimente al collo. Mi sentivo osservato. Mi guardai istintivamente alle spalle e i miei occhi automaticamente andavano a guardare le foto appese al muro, alla ricerca di occhi, di facce umane per identificare l'origine della sensazione. Sono uscito di casa e la sensazione non ha fatto altro che peggiorare. Mi sentivo guardato da qualcosa. Ma attorno a me c'era solo la campagna e la foresta. Ma nulla mi toglieva quell'orribile sensazione. C'è qualcosa là fuori. Mi sono rinchiuso in casa e ho abbassato le tapparelle. La sensazione è sparita. Sono tornato a studiare il teschio, ma le domande non sono diminuite. Sono solo aumentate. A me sembrava un Tyrannosaurus Rex, ma... a quanto pare mi sbaglio. Questo è un animale diverso. Perché questo teschio è 102 cm di lunghezza sul suo asse maggiore. Ma le proporzioni geometriche pesantemente neoteniche. Questo è un cucciolo. Questo animale che ho davanti è un esemplare infantile. Nonostante questo è grosso quanto un Tyrannosaurus Rex adulto. Inizio a studiare i resti e le altre ossa che avevo trovato, controllando i miei appunti.
riesco a dedurre molto, visto che non conosco un dinosauro fatto così. Allora utilizzo modelli di uccelli e uso le loro proporzioni per elaborare algoritmicamente una possibile struttura dello scheletro di un essere del genere. D'altronde gli uccelli sono dinosauri. Usando questi modelli e studiando le loro ossa, scopro alcune cose di questo mostro. È un carnivoro. Questo è ovvio dalla dentatura. Considerate le dimensioni, era un predatore terziario. Anzi, era sicuramente un super predatore. Non credo esistesse nulla capace di mangiare un mostro simile. Ci sono resti di strutture filamentose distribuite. Questo indica che aveva le piume. Analizzando lo stato di conservazione dei denti e facendo un paragone strutturale del foramen con altri rettili, posso dedurre che aveva le labbra. Stando alla forma del teschio, posso dedurre molte altre cose. Aveva una coclea molto lunga, quindi doveva avere un udito fenomenale. Analizzando le orbite, deduco che aveva anche una visione 15 volte migliore di quella di un'aquila. E queste dimensioni craniche. Ma che razza di risultato è? Un intelletto pari a quello di un corvo. Mi alzo e apro la finestra, rialzando le tapparelle per godermi lo scenario, con la luna lontanamente visibile, tonda e gialla. Vado a dormire, e il giorno dopo vengo svegliato dal telefono che squilla. Mi dicono di venire subito in città, è successa una cosa orribile. Arrivo in città, e vedo che è arrivata la cavalleria. Camion ovunque, scienziati che monitorano e misurano cose, la bambina, la figlia dei vicini, che stava accarezzando i cani della polizia. Dai distintivi ho visto di tutto: protezione animale, servizi forestali, polizia, esercito, servizi segreti. Uno dei miei vicini mi indica mentre parla con degli scienziati, e uno di quegli scienziati si avvicina a me. È lei il paleontologo? Sì, sono io. Venga con me. Mi portarono in una radura, poco vicino alla foresta. Il terreno smetteva di essere secco e diventava estremamente umidiccio perché lì vicino c'era un canneto e un fiume. E qui mi mostrarono un'impronta, una gigantesca impronta di quello che era palesemente un dinosauro. Molto, molto più grande di qualsiasi Tyrannosaurus Rex. Ci dica se è uno scherzo oppure no. Esaminai l'impronta e notai subito che, se era uno scherzo, era estremamente elaborato. La profondità era perfetta, le irregolarità simulavano la struttura di una zampa, c'erano anche delle piccole scaglie che presi per il test in laboratorio. Questo non è uno scherzo. C'è una creatura da queste parti. Quanto è grande? Non ho prove, ma ho trovato un reperto che ritengo appartenere ad un loro cucciolo. Confrontandolo con le dimensioni di questa impronta, direi questa cosa pesa qualche tonnellata da adulta. Qualche tonnellata? Quanto? 10, 20? 80. Sta scherzando? In che senso 80? Questo mostro, da adulto, pesa 80 tonnellate e ritengo raggiunga una quarantina di metri d'altezza. Questo lo rende più grande del più grande dinosauro fino ad ora studiato, ovvero sia l'Argentinosaurus. E non solo. Guardate qui. Li ho condotti verso la radura, vicino al canneto, seguendo le tracce. Come sospettavo, arrivai ad un mucchio di rametti e resti. Qui trovammo, sepolti in mezzo alle foglie marce, resti di uova. Uova grandi quanto un bambino umano, a giudicare dai frammenti. Chiamate subito il presidente, qui la situazione è molto più grave del previsto. Uno degli scienziati, ad un certo punto, si avvicinò a quello che sembrava essere un guscio vuoto, ben preservato e parzialmente sepolto. Ma non lo era. No, fermo! Lo schiacciò e immediatamente eruppe dal guscio un liquido giallastro. Ma che diavolo hai fatto, razza di idiota? Hai appena contaminato un potenziale uovo fertilizzato. Quello è l'ultimo dei nostri problemi. Guardate la struttura del nido. È come quella dei corvi. Si prende cura della sua cucciolata. E guardate. Ho estratto dal terreno il teschio di un enorme coccodrillo. Nutre i suoi piccoli. Studiando il suo cranio ho evidenziato che è estremamente intelligente. Il cervello di un velociraptor nel corpo di un mostro del genere. Questi mostri probabilmente vivono in branco. Seguono una struttura matriarcale, capeggiata dalla femmina più grossa. L'animale più simile come struttura di caccia è il lupo. Quando avvistano la preda si separano, individuano la preda, la isolano dal resto del gruppo, poi la circondano e poi iniziano a mordere gli arti per sfiancarla. Infine, saltano alla gola della preda.
Questi sono animali giganteschi, sospetto che l'unica preda abbastanza sostanziosa per loro fosse una specie di brontosauro. Loro azzannano la gola fino a soffocarlo o decapitarlo, e poi mangiano tutti insieme. La femmina e il maschio riproduttore mangiano per primi, poi tutti gli altri, come fanno i gatti. Ma come faceva un animale del genere a sopravvivere? Quanti dinosauri doveva mangiarsi per rimanere in vita? Probabilmente vivono in branco solo da giovani. Credo che crescendo diventino estremamente aggressivi e competitivi, soprattutto le femmine. Probabilmente iniziano a litigare per il territorio. Così tengono sotto controllo la popolazione. Sospetto che, come il Tyrannosaurus Rex, potessero addirittura diventare cannibali, a seconda delle circostanze. La buona notizia è che sono sicuramente predatori notturni, quindi per ora siamo al sicuro. Allora andiamocene via e nascondiamo le tracce. Se non ci vengono a dare la caccia possiamo... Non se. Quando. Quando verranno a darci la caccia? Sono animali estremamente territoriali e i loro bulbi olfattivi sono così sviluppati da fare invidia a un orso. La matriarca ha già sentito tutto. L'odore del suo uovo distrutto, il nostro odore. E seguirà le tracce. Sa cosa abbiamo fatto. Ma allora perché ha abbandonato il nido? Perché un uccello abbandona il nido? Per cacciare? Appunto. Ma lei ha detto che sono animali notturni. Appunto. Quindi? Quindi tornerà molto presto? Prestissimo, visto quello che abbiamo fatto. Sgomberare tutto! Via, via, via! Siamo scappati via, ma io sapevo che era inutile. Il loro rapporto del cervello rispetto ai bulbi olfattivi indicava che questo mostro aveva già memorizzato i nostri odori e avrebbe seguito le tracce anche per chilometri e chilometri. L'auto della gente ci porta fino all'aeroporto. Vedo che sta già levando le tende. Non possiamo permetterci uno scontro diretto con quella cosa, anche perché questo è periodo di luna nuova. La notte può essere parecchio buia qui, in zona rurale. Non avete ancora capito. Questo è un predatore furbo, non cerca lo scontro diretto, usa la strategia. Cercherà di dividerci e prenderci uno ad uno. Ha memorizzato i nostri odori. Certo, se lei scappa in America con quei campioni che sta nascondendo in valigia, sarà al sicuro. Ma potremmo avere molte più speranze organizzandoci per abbatterlo nelle ore diurne. Lui tirò fuori qualcosa a quel punto. Una zanna di quello che, probabilmente, era un esemplare adulto, anche se poteva passare per un bastone ricurvo. Questa cosa ha una forza di 60.000 newton come morso. Potrebbe piegare l'acciaio senza problemi. Lei ci parla di affrontarlo, ma questo mostro è stato in grado di sopravvivere alle temperature della nostra epoca e a milioni di anni di evoluzione. Guardi che la maggior parte dei dinosauri erano omeotermici. Noi non sappiamo cosa c'era nel Cretaceo. Abbiamo solo ipotesi, fossili certo, ma i fossili possono dirci solo una parte della storia. Chissà quali orribili creature esistevano e non le scopriremo mai, perché non ne è rimasta traccia. Chissà quali giganti hanno camminato dove oggi noi ci troviamo. Non potete sperare di vincere, se presumete di sapere tutto. I dinosauri sono stati sulla Terra molto più a lungo di noi. E questi hanno un cervello sviluppatissimo. Il punto è che non abbiamo le attrezzature per affrontarlo. Qui in Australia non c'è energia nucleare, non può essere una mutazione. Se torno a Washington, posso chiedere di preparare le atomiche per... Shh! Silenzio! Lo sente? È lui? È il suo verso? Questo mostro è simile ad una specie di Tyrannosaurus Rex versione gigante. Come tale, probabilmente produce lo stesso verso. Come i rettili moderni, i dinosauri erano predatori silenziosi. Non ruggiscono come leoni, preferiscono sibilare. Ma paragonandoli ad uccelli, gli scienziati sono riusciti a ricostruire come dovevano suonare. Ed era terrificante. È una specie di vibrazione, ma una vibrazione dal tono profondissimo, come se l'aria attorno a te tremasse. Era così bassa frequenza che, stando agli studi, lo avresti sentito nelle tue ossa, il suo verso. L'aria e il mondo che tremano attorno a te. E allora perché sta facendo questo suono? È un predatore notturno che preferisce non farsi scoprire. Se fa un suono del genere, così rumoroso, vuol dire solo una cosa. Ci vuole spaventare. Ci sta attirando imitando la nostra vocalizzazione. Questo sarebbe imitarci? Secondo lui sì. Sta cercando di attirarci. E ascolti bene il richiamo. Viene da più zone. Sono sparsi in tutta la valle. Stasera inizierà la caccia. Io devo andare. Si sta facendo buio.
sono tornato dai vicini di casa, che, avendo visto gli agenti andare via, pensarono che il problema fosse risolto. Io dissi loro di chiudersi in casa e che una gigantesca creatura sta arrivando. Non ho detto dinosauro perché non sarei suonato credibile, maledizione, non sono credibile neanche mentre lo penso. Ma alcuni non mi credettero e mi diedero del catastrofista. Mentre parlavano, i miei occhi si posarono su un tubo lungo vicino agli alberi. Quel tubo molto lentamente stava strisciando via. Non era un tubo, era una coda. Il mio istinto era di correre via, ma mi sono bloccato. Non posso correre. Se inizio a correre, attiverò il suo istinto di inseguimento, forte in tutti i predatori, dal più piccolo gattino al più grande squalo, e perderei. Un tirannosauro corre a 32 km orari. Non so quanto corra veloce questo mostro, ma non deve essere lentissimo con le gambe che si trova. Devo camminare lentamente e non devo dare le spalle alla foresta. Mai dare le spalle a un predatore. Poi però sento alle mie spalle un suono. Guardo per terra, sulla pozzanghera, enorme che mi rendo conto avere la forma di un'impronta, le onde riverberano sempre più forti. Qualcosa si sta avvicinando, qualcosa di grosso, pesante. Passo dopo passo, la terra trema. Mi guardo attorno, ma io non li vedo. Stanno nascosti. Come diavolo fanno a stare nascosti se sono così grossi? Riesco solo a intravedere gli alberi muoversi, pur senza vento. Riesco a vedere qualcosa strisciare, riesco a sentire il tonfo di qualcosa che si muove. Ma non vedo mai il corpo, non vedo mai queste creature. C'è qualcosa di strano, non dovrebbe andare così. Mi muovo lentamente e mi dirigo istintivamente verso l'acqua del fiume, dove c'è un tronco che galleggia, facendo da ponte naturale. Poi il tronco ha iniziato a spostarsi per via delle onde e a drizzarsi verticalmente, e mi sono reso conto che non era un tronco. Due grossi, enormi occhi gialli da rettile mi fissavano. Resto paralizzato, non perché io mi illuda che non mi veda se non mi muovo, bensì per terrore. Non riesco a vederlo chiaramente, tutto buio, ma vedo chiaramente la sua titanica dimensione. Il verso che emette, questa vibrazione fortissima, è così terribile da farmi tremare le ossa e i muscoli. Non riesco a muovermi. Lui abbassa la testa e inizia a scuoterla sull'acqua. Sta mangiando qualcosa, un enorme pesce. No, non è un pesce. Credo sia una specie di balena. Mi allontano lentamente. Vado verso casa mia, strisciando lentamente, anche se so che è inutile. Sentono il nostro odore. Ci vedono al buio, sono giganteschi, i loro cuccioli sono gli unici che possiamo sperare di battere, e come poi? Arrivo finalmente a casa mia, dove scatto verso l'ingresso e mi chiudo la porta alle spalle. Qui dentro il mio odore sarà forse meno percepibile, e potrei essere una preda poco appetibile. Io sono piccolo e loro hanno bisogno di divorare esseri giganteschi. Probabilmente preferiranno mangiare animali grossi o andare alla ricerca di allevamenti. Lo apro subito per evitare che continui a squillare. Sono i vicini di casa. Dicono che la loro figlia è sparita. Dicono che sono terrorizzati, che sono scappati in casa dopo aver visto qualcosa divorare gli altri per poi fuggire. Mi chiedono di aiutarli, di andare là fuori con il buio a salvarla. È un suicidio. Ma non posso rifiutare. E così chiudo il telefono, prendo una pala come mezzo di difesa, esco di casa. Quatto quatto inizio a camminare. La mia unica speranza per trovare questa bambina è trovare dove l'hanno vista l'ultima volta, ovvero sia vicino al parcheggio. Non è molto distante da casa mia. Cammino correndo tra un edificio e l'altro, nascondendomi dietro macchine parcheggiate e cassonetti. Quello che non capisco è perché questi mostri non si facciano vedere. Il camuffarsi è tipico delle prede o dei predatori meno grossi, ma un essere così grande, che motivo ha di nascondersi? Perché fanno così? Perché non attaccarci e basta? Dovrò tagliare per la foresta. Qui trovo una pozza di fango e subito mi spargo addosso per nascondere il mio odore, oltre che per mimetizzarmi meglio. Ma è proprio nel fango che trovo una piuma, una gigantesca piuma nera. Sento qualcosa. Sento passi pesanti. Vedo qualcosa correre. Sono creature molto più grosse dei velociraptor. Devono essere i cuccioli.
Questo spiega il loro essere così immaturi e poco proni a nascondersi. Ma anche così sono temibili e pesano il triplo di me. Striscio lentamente tra un cespuglio e l'altro. Se ci sono i cuccioli, la madre deve essere nei paraggi. Devo stare molto attento. Arrivo fino alla fine della zona del parcheggio e sto per andare avanti quando qualcosa mi taglia la strada. E io che miracolosamente riesco a mettermi nascosto e non perdere l'equilibrio. La cosa è schizzata veloce come un giaguaro, quindi non l'ho vista bene. Sembrava come uno struzzo, ma molto più grosso. Seguo le orme gigantesche e arrivo fino ad una radura paludosa, piena zeppa di scheletri e carcasse in decomposizione. Qui vedo solo alberi, non c'è nessuno. Poi uno di questi alberi si muove e dalle sue fauci si intravede una carcassa avvolta da brandelli di un cappotto rosso. Mi mordo la mano fino a far uscire il sangue per non urlare. Mi viene da vomitare. Sento qualcosa vibrare alle mie spalle, a qualche decina di metri da me, come un motore sottile. Mi giro e noto che c'è qualcosa in mezzo ai cespugli. Un occhio. No, due occhi. No, quattro, otto, ho perso il conto. E questo mucchio si sta gonfiando, gli occhi si distanziano tra di loro. No, non si sta gonfiando. Sta rizzando le sue piume, come una specie di pavone terrificante, e su ogni piuma un cerchio giallastro che ricorda un occhio. Sembra un istrice nel buio. Cerco di spostarmi a sinistra, ma noto un altro mucchio di piume terrificanti, mentre c'è un sibilo alla mia destra. Sono circondato. A quel punto mi ricordo come cacciano i lupi, mentre i cuccioli si avvicinano a me. Guardo sopra di me l'immenso collo allungato della matriarca, che emette uno strano suono ritmico ripetuto, simile ad una risata strana metallica. Lei non mi attacca. Guarda e basta. I mostri mi saltano addosso. Si ringrazia il Daimon per averci prestato la sua voce in questa prima e non certo ultima collaborazione. Trovate il suo canale in descrizione. Se i miei video ti piacciono, dai un'occhiata al mio Tipeee, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio dei premi. In descrizione trovate anche il mio merchandising. Se questo video ti è piaciuto, ti metti a mettere mi piace e ad iscriverti a questo canale. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.